Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, in questo nuovo video andremo a parlare di The Society, ovvero una serie televisiva di origine Netflix che, ragazzi, veramente mi ha lasciato senza parole. Partendo proprio dall'hype che lascia il fine di prima stagione, cioè io voglio la seconda stagione. Non vi spoilererò nulla, come vi ho detto nel titolo, infatti vi dico semplicemente che il mistero che inizia all'inizio proprio della prima stagione, della prima puntata, il mistero che avvolge tutta la serie televisiva, alla fine non viene trattato per 10 episodi. Quando se lo vanno a cagare, all'ultimo episodio, e iniziano a metterti quell'hype perché iniziano, che ne so, non voglio dirvi nulla, quindi mi metto proprio un hype del tipo: no, ma io voglio saperlo, voglio la cazzo di seconda stagione. Comunque, dopo questo breve sfogo, andiamo a dire quali sono le cose più belle, secondo me, della serie. Secondo me all'interno della serie ci sono un sacco di cose fantastiche, come il superamento degli stereotipi, ad esempio gender, come possono essere delle coppie omosessuali, in questo caso magari maschili. Poi abbiamo anche dei concepimenti, abbiamo la struttura di una nuova gerarchia creata da ragazzi, abbiamo la presenza della democrazia e dell'anarchia contemporaneamente, di personaggi psicologicamente instabili, di persone sociopatiche. E raga, io quando c'è un sociopatico per mezzo, come Sherlock Holmes, veramente le serie TV esco pazzo. Perché sono fantastiche, soprattutto se poi l'attore lo sa ben interpretare. E ragazzi, quando andrete a vedere e capirete di chi sto parlando, quando lo vedrete solo in faccia, capirete anche voi la stessa sensazione che avrà la protagonista, diciamo, la coprotagonista della serie quando si trova di fronte a lui. Poi, ragazzi, come è strutturato? Cioè, nel senso, un mistero veramente mostruoso, ovvero, beh, tornano a casa, scompaiono tutti i genitori, stanno solo loro. Quindi, che cazzo è successo? Una cosa del genere. Che? Dove cazzo siete? Oh, qui? No. Comunque, non so veramente che cosa non dirvi di questa serie. Perché non vedete questa serie? Forse l'unico motivo per il quale non vedere questa serie è un pochettino di crudezza, ovvero termini volgari, un pochettino di troppo sesso, però è sempre come il solito di Netflix. E penso che se avete dai 80 anni in giù, non vi dispiaccia. Poi, in tal caso, ciao nonni. Comunque, vedendo un pochettino la serie, 10 episodi, molto ristretta, quindi una serie corta stile Netflix, che però esprime tutti i possibili stati d'animo dei personaggi che vengono ben interpretati, i colpi di scena, i capovolgimenti di situazione che sono repentini in questa serie, ovvero che un giorno ci svegliamo che è una cosa, un giorno ci svegliamo che è un'altra, e questa cosa accade spesso. Le false speranze che ci insidiano e a volte ci sventano. Il senso di comunismo un pochettino che sta in questa serie, il senso anche politico che ha questa serie, da certi punti di vista molto sottili, nel senso che effettivamente questi ragazzi giustamente devono costruire una nuova società e quindi devono creare la politica e quindi vedere un pochettino gli albori di una politica nascente, di una politica che non è strumentalizzata, ma serve semplicemente per andare a sopravvivere. Quindi poi i comparti medici, i comparti scientifici, insomma la suddivisione dei compiti e la creazione proprio di una nuova società fatta da ragazzi incompetenti. E vedere tutto ciò è veramente fantastico. L'organizzazione di un piccolo esercito, insomma tutti i punti salienti che voi potrete trovare nella società attuale, loro cercano di ricrearlo nel loro piccolo e ci riescono veramente bene. Perché, ripeto, questa serie secondo me è una delle più belle che abbia mai visto finora. Perché veramente, ma soprattutto per l'hype che mi lascia. Non ho mai visto una serie che mi abbia lasciato un hype così grande, ma proprio grande, ragazzi, è proprio grande. Quindi, se non esce la seconda stagione, io non so dove vado a sbattere la testa. Intanto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a vedere la serie se non si è capito, mi è piaciuta. E noi ci vediamo ad un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.